Pavia come crocevia di storie, di culture, di popoli. Lo è stata nel passato, lo è stata molto grazie ai Longobardi a cui è dedicata questa mostra che partirà da Pavia e poi andrà a Napoli e San Pietroburgo, lo è stata anche dopo grazie all'università che la caratterizza e oggi anche all'attività del polo sanitario. Io credo che questa attitudine nella nostra città sia quella di tante città medie che costituiscono il tessuto del nostro paese, in cui i comuni possono giocare un ruolo forte, riprendendo spunti della loro cultura, della loro storia, rilanciare riflessioni per il futuro, che in questo caso direi vanno in due direzioni: uno sul senso e sul ruolo dello Stato nazionale e sul contributo che un popolo come i Longobardi hanno portato, dall'altra ancora oggi sul tema degli incroci dei popoli e sugli spostamenti di persone, che sono un tema di estrema attualità che va affrontato nello spirito con cui credo tanti amministratori lo fanno, cioè uno spirito di responsabilità, di costruzione di percorsi, di integrazione e direi anche di lungimiranza, la stessa che ebbero i Longobardi e che però purtroppo nel loro caso portò alla conclusione della loro esperienza, ma che oggi può essere un monito per il futuro.